Proprio di tutela del patrimonio culturale e di giovani si è parlato questa mattina a Genova, a Palazzo Rosso. Per noi c'era Antonio Zagarese. Proteggere il patrimonio culturale è il primo passo per valorizzarlo. Per farlo occorre conoscere, iniziare da chi lo avrà in custodia tra qualche anno, gli studenti delle scuole. Una lezione di Alessandra Cabella, della Soprintendenza di Genova, rivolta a liceali e universitari. Come funziona la tutela, gli interventi tecnici ed economici per riportare allo splendore beni artistici e archeologici. Evento incontro organizzato dalla Fondazione Enzo Rubi, che collabora, promuove e finanzia impianti di sicurezza del patrimonio con le più avanzate tecnologie. Il patrimonio artistico ha bisogno di sicurezza contro i furti, contro le azioni vandaliche, e oggi abbiamo incontrato le scolaresche di Genova proprio per parlare della loro consapevolezza, della loro attenzione nella sicurezza del patrimonio. Sicuramente è il pubblico più indicato. Noi dobbiamo tenere presente che qui a Genova ci sono veramente dei tesori importanti. La nostra fondazione ha collaborato attivamente con il comune per la protezione della lanterna, abbiamo curato la protezione del Museo Luxor, stiamo lavorando sui musei di Strada Nuova, ma questa azione deve partire dai giovani. L'importanza del tema dopo i recenti episodi di vandalismo a Genova, tra le testimonianze, è quella del comandante del nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Genova. Dopo droga e armi, il rischio furti per beni artistici è il più alto nel nostro paese. Positiva la risposta del pubblico, giovane, alta propensione alle nuove tecnologie e una sensibilità sempre superiore alle aspettative. Il business